Alex, Andrea e Mattia, tre ragazzi matesini, Alex di Campochiaro, Andrea è di Guardia Reggia e Mattia è di Boiano. Allora, che avete fatto nell'ultimo weekend? Che cosa è successo? Vediamo delle medaglie, medaglia d'oro, una medaglia di bronzo e anche Alex ha fatto un bel risultato. Com'è andata? Che avete fatto? Com'è andato questo campionato mondiale di Dublino? È andata molto bene per me personalmente. Dopo 5 incontri sono riuscito a trionfare, è stato un onore sentire l'inno italiano che suonava per Avevi pensato quando hai cominciato a fare questo sport di arrivare a me. un risultato così? No, No, ma. eh? Lo stesso vale per Andrea. Sì, sicuramente. Andrea, tu hai avuto problemi in semifinale, altrimenti qui le Sì, medaglie potevano sennò. anche essere due ori, però va benissimo il bronzo, no? Come prima esperienza non ci posso lamentare. Questa era la tua prima gara Sì. internazionale? Sì. Senti, ma questa domanda la faccio invece ad Alex. Come mai Boiano e il Matese, eccetera, insomma, sono rinomate per questo sport che abbiamo detto, anzi diciamo adesso la kickboxing, nel caso specifico, una disciplina che è il light contact. Come mai? Marito di tuo padre, Mio padre parecchi anni fa ha aperto la palestra a Boiano. E già da tanti anni che si raggiungono probabilmente. Grossi dei risultati. bei risultati. E anche il maestro Gabriele D'Andrea che lo aiuta in questa attività. Ci Quante ore vi allenate e quanti? alleniamo Sì, dimmi. 3 giorni a settimana, 2 ore. Andrea, questo è uno sport al quale magari è difficile avvicinarsi perché molti pensano che sia uno sport Sì, però non è violento. Non è violento. uno sport violento. Ci Come sono vi delle regole. proteggete quando fate le gare e vi allenate? Ci sono le protezioni, i parapiedi, i guanti, il casco, il paralenti e poi cioè, le donne c'è il paravetto e agli uomini la conchiglia. La conchiglia, certamente. Mattia, senti, quanti anni avete? Io a poco ne farò 19. Tra poco 19, Andrea? 16. 18. E la prossima gara quale sarà? Adesso c'è stato il mondiale, quindi non c'è una gara più importante di No, l'anno quelle. prossimo si farà l'europeo, L'Europeo. perché si alternano ogni anno mondiali e europei. E quest'anno parteciperemo al Criterium, che è una gara nazionale, e che serve per la qualificazione al campionato italiano. L'ultima cosa la volevo chiedere al campione del mondo. Questa è una disciplina che non rientra tra gli sport olimpici, però c'è la prospettiva di farlo rientrare tra le discipline dimostrative. Tu ci conti, visto che sei così giovane, ci conti ad arrivare fra 4 anni a esibirti alle prossime Olimpiadi, almeno a livello Sarebbe dimostrativo? una cosa bellissima stare con tutta la nazionale, tutti gli atleti che si allenano ogni giorno come a me, solo in altri sport, però il cuore non cambia. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Come si può concludere? Fateci una mossa, un qualcosa. Vediamo se riuscite a farla per loro. Penso che sia una distanza So, mi pericolosa. sono messo a distanza. Qual è la mossa che si fa? Il jab. Jab, Andrea? Andrea, ci vuole qualcuno che. Ah, ottimo. Mattia, alza la coppa.